Come si fa ad avere più motivazione se non sei motivato? Te lo dico, non è facile. Non è facile perché il nostro sistema essere umano è composto da tantissime parti. C'è la parte razionale, quello che dici di volere. Devo far questo, voglio far questo. Bisogna insistere, resistere, raggiungere, conquistare, no? Questa forza di volontà, che è un po' quello, la leva motivazionale usata un po' dai coach anni 80, no? Le camminate sui carboni ardenti, credici forte, quelle cose lì. Per carità, non è che non funzioni in assoluto, almeno nel breve termine, però richiede, motivarsi in quel modo richiede una fatica enorme, cioè la motivazione è, può essere un boost di energia che tu richiedi al tuo sistema per metterlo dentro in un certo momento, in un dato momento, e poi accedere a delle risorse nascoste, segrete, che non pensavi di avere, poi davvero, come dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo. Quindi puoi motivarti in quel modo lì, no? Credendoci forte, concentrandoti, tutta roba da mental coach, no? che usa una potenza della mente. E c'è però questo, che sta roba qui puoi farla per pochissimo tempo, cioè sul lungo periodo, se devi, e le cose si ottengono nel lungo periodo, se devi motivarti a fare delle cose fatte bene, costruite bene, dove metti in leva delle tue capacità, delle abilità, delle risorse. Se devi fare quella roba lì, non puoi pensare di accedere sempre a una leva motivazionale, perché la leva motivazionale è l'extra boost che dai nel videogioco di macchine degli anni 80, quando lanci la bombetta e dai, è un'accelerazione in avanti, no, un attimo. Ne hai 3, 4, 2, 1, non puoi usare sempre quella roba lì, non ce la fai, no? E è lo stesso motivo per cui una bevanda energetica, di quelle energy drink, ce ne sono tanti, ti danno l'illusione, cioè ti danno uno stimolo di energia, ma non ti danno maggiore energia, ti danno l'illusione. Meglio, in quel momento tu hai una spinta energetica, un boost in quel momento lì, ma siccome sono piene di zuccheri e siccome sono piene di caffeina, taurina, quello che è, soprattutto lo zucchero, ognuna contiene 7-8 cucchiaini di zucchero, poi hai un calo enorme e per riavere energia devi berne un'altra. È la stessa cosa che succede un po' nei corsi motivazionali. Ne fai uno, torni a casa pompatissimo, stai a 3000 e poi dopo due giorni ti rendi conto, stringendo, non sai far niente, e hai bisogno di quella roba lì come una droga per rialzare il livello di energia, e ci rivai, e è un po' una presa in giro da un punto di vista, come dire, fattuale, no? Poi concreto. Quindi, tornando a noi, come fai a motivarti? L'unico modo, ci sono diversi modi, nel Resonance ne usiamo alcuni che partono dal corpo, non stare nell'esperienza e trovare quello che ti mantiene in uno stato non di flusso, ma di capacità di essere al meglio di te, una cosa che in un video di 8 minuti risulta un po' difficile da fare. Magari vieni a seguire qualche lezione gratuita della scuola Resonance e ti rendi conto, ma voglio darti comunque una spiegazione e qualcosa che puoi implementare. La motivazione ce l'hai quando sei allineato con il tuo sistema valoriale, no? Io mi spiego meglio. Faccio un lavoro che per qualcuno potrebbe essere un incubo, no? Mi sveglio la mattina, inizio a scrivere, vedo che corso posso creare, parlo con dei clienti, faccio del coaching con dei clienti, scrivo un libro. È qualcosa che però in termini esperienziali è molto semplice. Fondamentalmente leggo, penso, registro dei video, sto seduto davanti a una telecamera, poi il pomeriggio vado a fare sport, mi alleno, vado al mare, vivo vicino al mare, vado a fare quello. Ma da un punto di vista operativo, lo dico, la mia vita è molto monotona, anche molto semplice, a parte quando poi tengo corsi in giro, vado in aula, conosco persone e lo faccio tutto per quello. Però da un punto di vista valoriale, quello che faccio soddisfa due cose. Uno è il mio bisogno di libertà,
bisogno di potermi dedicare in ogni momento a ciò che desidero approfondire e studiare, quindi di libertà nella conoscenza. Mal sopporterei l'idea di dove, e l'ho fatto, ero un project manager, lavoravo comunque in ambienti da un punto di vista professionale appaganti, ma dove non potevo scegliere a cosa dedicarmi. C'è questo progetto, lavori su questo, per il prossimo anno tu fai questa roba qui. Ti piace, non ti piace, chi se ne frega. Ecco, questa libertà di potermi dedicare a ciò che voglio per me è fondamentale, da un punto di vista intellettuale e anche pratico. Quindi un valore libertà. L'altro valore è un valore di sviluppo del mio potenziale, cioè ogni volta, siccome so che lavorare con le persone, tenere dei gruppi, attivare delle dinamiche di cambiamento all'interno di un team, di un'organizzazione o per una persona, per una singola persona, può essere un atleta, uno sportivo, un manager, un attore, un musicista, un impiegato però che vuole cambiare lavoro e vuole mettersi in proprio, cioè attivare questo tipo di dinamiche di cambiamento, di trasformazione, è quello che mi fa vivere, è quello che mi piace, è lo sviluppo, perché so farlo bene, e siccome so farlo bene ogni volta che lo faccio questa cosa mi riporta in quella che nel resonance chiamiamo una posizione generativa. Non ho bisogno di motivarmi per farlo, sebbene poi concretamente la mia giornata è fatta probabilmente delle stesse cose che fa un impiegato di banca, sta al computer, magari ecco, non a casa, ecco, un impiegato di banca che sta in smart working. Il valore che riempie il mio corpo, che sta dietro questa cosa e che mi spinge, che mi motiva a svegliarmi la mattina alle 7, andare ad allenarmi, a muovermi, a preparare un caffè, iniziare a scrivere, a pensare, cioè io già mi sveglio con una voglia di fare quello che faccio, non c'è bisogno di qualcuno dall'esterno che mi motiva. Certo, tutti parlano di motivazione interna, automotivazione, però il punto è dove la vai a prendere. Questa risposta la trovo nei miei valori. Cioè Clark Graves, che ha creato un modello biopsicosociale evolutivo, che appunto è chiamato modello di Graves, e che trovi applicato in un mio corso che si chiama FIRE, te lo metto in descrizione questo link, che parla proprio dei sistemi di valori. I valori sono quelli per cui, se non facessi quella roba lì per soddisfarli, la tua vita avrebbe meno senso. Ecco, la risposta è, e per me è, se mi togli la libertà di poter studiare e applicarmi e creare qualcosa che voglio, che mi interessa in questo momento, due, la possibilità di sviluppare il mio potenziale, di aiutare le persone a sviluppare il proprio, la mia vita può essere bellissima, però perde, come dire, una buona parte di soddisfazione, di godimento, di senso di identità, di ciò che faccio meglio. Lavorare con le persone è ciò che faccio meglio, e il valore che ne ho rende la mia vita degna di essere vissuta. Di studiare, di lavorare con le persone, di trasferire le mie conoscenze, le mie capacità, quello che ho appreso da persone più brave di me a generare performance. Quindi il mio consiglio per te è questo. Nel tempo cerca di trovare un valore, qualcosa da fare, quello che fai, in cui vuoi avere motivazione, qualcosa che è allineato con i tuoi valori. Ci sono diverse categorie di valori, non sono tantissime. Graves li distingue in conformista, achiever, comunitari, autentici, ed eccetera. Insomma, ce ne sono almeno due prima e due dopo. Le trovi tutta nel corso, ma non è questo il senso del video, non è parlarti di FIRE, è quello proprio di trovare qualcosa che sia allineato, di trovare qualcosa per cui se la togli la tua vita ha meno senso di essere vissuta. Può essere la famiglia, può essere il senso di comunità, può essere il senso di supportare la famiglia o le persone della tua cerchia ristretta, di far volontariato, cioè questo è un valore che se gli togli quella roba lì la tua vita ha meno senso di essere vissuta, e di piano piano o più velocemente possibile spostare il tuo tempo, la tua attenzione, la tua energia in quella roba lì. Se lo fai, se crei questo allineamento, non avrai bisogno di un motivatore esterno che ti fa camminare sui carboni ardenti. Il tuo carbone ardente sei tu che ardi di questo valore, perché il valore te lo porti dentro. Spero di averti dato uno spunto di riflessione interessante, perché
È importantissimo che agisci in base ai tuoi valori e che la tua vita sia degna di essere vissuta. Ed è ancora più importante, secondo me, che capisci quali sono le leve che motivano te. Non esiste una motivazione unica per tutti, e soprattutto non esistono dei tasti magici da premere dall'esterno, che se premi quello funziona. Funziona per brevissimo tempo, per mezz'ora, per un'ora, per mezza giornata, esattamente come funziona una bevanda di quelle super energetiche che però poi ha dei down, ti manda in down e devi ricominciare il gioco dall'inizio e forse anche peggio. Ti aspetto nel prossimo video, ti aspetto nella Scuola Resonance, ci vediamo domani e a presto, ciao da Simone.